padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Francesco e Martina, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Francesco e Martina, siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Alla presenza di Dio, davanti alla Chiesa qui riunita, datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. Il Signore, inizio e compimento del vostro amore, sia con voi sempre. Io Francesco, accolgo te Martina come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Martina, accolgo te Francesco come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricordi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen. Ecco qua, Dio. Martina, ricevi questo anello a segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Francesco, ricevi questo anello a segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Francesco e Martina, siete marito e moglie. Lo sposo può baciare la sposa, ma fa mamma. Fratelli e sorelle, consapevoli del singolare dono di grazia e carità per mezzo del quale Dio ha voluto rendere perfetto e consacrare l'amore dei nostri fratelli Francesco e Martina, chiediamo al Signore che, sostenuti dall'esempio e dall'intercessione dei santi, essi custodiscano nella fedeltà il loro vincolo coniugale.
grazie. Prosegua lei. Grazie ragazzi. Auguri, auguri. Grazie, grazie. Sì, sì, sì. No, il mio è da fastidio.